In tutte le poetiche qui trattate non si tratta necessariamente di comprendere, quanto piuttosto di apprendere in maniera sensibile. In tale ottica potremmo trovarci alla presenza di una sorta di soggetto sensibile, anche se in sissa produce affetti, l'insieme degli elementi che producono intensità. Nella scrittura di Assiri, come abbiamo già visto, e nella scrittura di Lorenzo Mari, sembra produrre vere e proprie affezioni, non tanto nei singoli elementi, ma nel metadiscorso che scivola sul piano patologico. Mari, soprattutto se si tiene conto delle sue ultime produzioni in prosa ancora inedite, opera innestando gli ordini cognitivi e percettivi in un sistema effettuale che manca a se stesso. Ovvero, sembra concentrarsi principalmente sulle cause senza curarsi degli effetti che potrebbero scaturire o, quantomeno, riduce l'effetto a un puro accadimento transizionale che non lascia un segno evidente nell'immanenza perché sempre proiettato verso un divenire. Scusate l'acrobazia, ma dalla permutazione dei singoli elementi alla mutazione il passo è breve, nonché obbligato. Ed è proprio questa tendenza trasformativa a creare tensione nella sua scrittura. Vorrei fosse chiaro che quando per Mari parlo di un metodo anestesia non mi riferisco ad un presunto potere soporifero della sua scrittura, bensì alla capacità, e quindi alla tecnica, di addomesticare la fitta rete dei significanti. Così facendo Mari costringe la sua scrittura a interessarsi del suo autore. È come se la scrittura rispondesse ad ordini ben precisi. Uno degli ordini che Mari impone alla sua scrittura è rappresentato dal regime di compresenza tra la servitù e la sovranità, che si sviluppa attraverso varie accezioni e che trova una esemplificazione nel neologismo Cambronnando. Mari si riferisce al generale francese Pierre Cambron e al suo celebre epiteto Merde. Al di là dell'evidente e straniante cacofonia, è un neologismo che serve il testo, decreta il suo funzionalismo, entrando in un regime di servitù nei confronti del testo. Ma attenzione, c'è qui un sovvertimento, pervertimento alle porte. Quel neologismo, proprio decretandosi servo, riesce ad accedere allo status della sovranità. Da servo diviene sovrano, perché senza di esso il testo non avrebbe ragione di esistere. In tale ottica, tutto il campionamento delle varie ipocondrie che Mari mette al lavoro nel suo ornitorinco andrebbe rivalutato in base ad una possibile evoluzione dal regime di servitù verso quello della sovranità. Lorenzo Mari. Grazie, comincio già a sentirmi un po' male e comincio da una regola. Il personaggio di questi testi si chiama, aperte virgolette, il personaggio di questi testi, chiuse virgolette. Il personaggio di questi testi dice 77 o 70 volte 7 o volte 8, così il conto risulta girato meglio, senza Caino svegliar cainando, senza il mito, senza alcuna superstizione, ma al corpo, rese e nude, cantando, lotta, cambia 77 o 70 volte 7 o volte 8, dice. Il personaggio di questi testi dice permesso, da felicità ad altre felicità passa accanto e poi dentro, senza possedere nulla, una lingua ad altre bocche, accanto e poi dentro, se vuoi, ma anche nolente, canteremo cantando, taceremo in fondo, tacendo. E come faremo? Lo sai. Se noi ritiriamo, ritirando la mano, non scriveremo adesso per felicità vostra. O quando loro, si dovesse per il disagio di qualcuno, si disse di nuovo far tutto silenzio o altro,
Scriveremo una lingua nera in salmì, che nel piatto si mangia. Una voce, un corpo o una morte, sfiorata per mezzo di un dito, un solo dito nero che arde passando da felicità ad altre parole, si mette accanto, permesso. Dice permesso e allora prego. Pure lo dicono ancora, lui che è morto libero, un altro nome. Segnalo nell'elenco giusto con i poveri, che hanno le mani tagliate e unte. Non siamo riusciti a prenderlo, se non in vespero e per aspera. Questa nostra o altra, ad astra scrive la lettera che è l'ultima ai suoi discepoli. Manca di spazio. Nasce unta, tagliata, poi muore destro, già santa. E lo dicono ancora, lui morto. Prego. Il personaggio di questi testi si alza di notte e vaga e vorrebbe riscrivere qualche poesia della grande tradizione italiana per il catechismo dei fanciulli. Invece riscrive Holan e, guardando la neve che cade bianca e nera, passa dalla stanza alla cucina, alla sagrestia, alla chiesa, all'arena, illumina tutto con le porte ben serrate. E riscrive Bergman, poiché fuori ancora impazza la neve, dentro langue il rito, pur potendo ricominciare. Al catechismo penserà domani, ora ha il suo piccolo libro di osceni aperto nelle mani, sa che ora si può tradire un certo verso. Se questa è notte, neve e questi solo gesti. Se questa è toreria, anche un passo do doppio o triplo si può cantare. Alla fine il personaggio di questi testi si avvicina al luogo di tutti i morti e insieme allo spazio di ricerca. In un quaderno di archeologia si può parlare ancora con i morti, attraverso i reperti, ancora attraverso cumuli di terra smossa e riportata tutta a capo. Se fosse poesia, tacerebbero i frammenti per la scoperta non vista, tacerebbero i morti, scomodati e rivoltati più dei vivi. La terra non porterebbe ad un altro verso, neanche con l'aratro. Non si potrebbe dire eccetera, 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 ma allo stesso tempo non si scaverebbe mai abbastanza. Si possono già trovare degli accenni al pravimento di cui si parlava prima, una sintomatologia che rinvia palesemente all'acquisizione progressiva di un metodo. Infatti già nel debito di affiliazione che risale al 2013, Mari cerca in un certo senso di evidenziare un gioco, talvolta anche al massacro, un gioco altalenante tra i due registri, i due ordini comportamentali della sovranità e della servitù. E come già mostrava, come già notava Cerrai nella prefazione, ci troviamo di fronte a una mancanza. Siamo in presenza di una mancanza o di una carenza, che però vengono strutturate a più livelli e dove comincia tutto quello che poi caratterizzerà la scrittura a venire di Lorenzo Mari, che potremmo
in un certo, con le dovute deduzioni del caso, definire un viaggio nelle ipocondrie. Ed è proprio su questa, su quest'asse, carenza, ipocondria, che la scrittura tende a ripiegarsi, ma al fine ultimo di rimodularsi. Così Mari, nell'ordine di quei cinque passi, poi accederà ad uno stato distintivo che io cercherei di esemplificare in un dispositivo di mascheramento, e di correzione. E del resto l'uso di metafore atipiche, pervertite, cioè rispolverando un autore che forse non è tanto vicino a Mari, che è Battaglia, sono proiettate verso l'inaspettato, verso l'inaudito, come ad esempio la grande nevicata del Nordoringo, che trasforma il bianco in nero. Abbiamo anche appena ascoltato, no? C'è questa tendenza di appropinquarsi al nero, no? La lingua nera in Salmieri, il dito nero. Io credo che fossero degli inediti quelli che ha letto Lorenzo poc'anzi. Ma anche, sempre nell'Orritorico Cinque Passi, ma anche l'eccesso di topi che entrano, escono, con e senza soluzioni di continuità e di contiguità. Insomma, tutte queste cose sembrano mettere in campo una sorta di maschera riparatrice, no? Questa volontà di correggere, di ridefinire, qualora ci fosse il bisogno di ribadirlo, conferma la convinzione che l'unico confine possibile è solo quello che si può delimitare in sé e non quello imposto geograficamente.